un nuovo mezzo per la misericordia di Arezzo, donato da un gruppo di generosi commercianti ed imprenditori aretini. La cerimonia di consegna si è svolta domenica 19 novembre. Questo progetto ovviamente è stato realizzato grazie al contributo fondamentale dei commercianti e degli imprenditori qua del territorio aretino, che hanno deciso di investire proprio parte dei propri ricavi per metterli a disposizione della cittadinanza e delle persone più svantaggiate. Questo mezzo è un mezzo che, come vedete da fuori, soprattutto la parte anche importante è all'interno, e quello vedete, perché risponde alle nuove normative europee in tema di trasporto per persone svantaggiate, quindi con sedili apposta, con pedana elettroidraulica di sollevamento. In più viene dotato anche questo mezzo, questo è sempre un fiore all'occhiello del progetto Muoversi Non Solo, di un defibrillatore a bordo, quindi è proprio un nuovo strumento salvavita sul sociale e sul sanitario, che da oggi, nel momento dell'urgenza, grazie ai volontari può fare la differenza anche in tema salvavita. La donazione andrà così ad arricchire il parco mezzi della Misericordia. Certamente senza di voi, senza la Misericordia, in questi momenti non riesce quindi ad acquistarle da soli. Pensate, soltanto sul sanitario, noi abbiamo in Arezzo, e ve lo posso dire perché anche come consigliere nazionale ho girato un pochino e so quello che succede nelle altre realtà e nelle altre regioni. Abbiamo un'emergenza eccezionale, però quello che poi dopo la regione, cose, noi non è tutto a carico della convenzione con la regione, la USL, quindi, ma un buon, noi rimettiamo sulle emergenze, posso dire quindi in termini di euro, quindi 70.000 euro l'anno. Poi dobbiamo fare i mezzi e mantenere il tutto, abbiamo anche, perché non soltanto i volontari che ringrazio tantissimo, ma che ce ne vorrebbero tanti altri, ma certamente dal momento che inizia il servizio, dura tutte le, facciamo 33 ore di emergenza, i servizi sociali quindi partono alle ore 7 la mattina, certamente tutti con i volontari non ne riusciamo a fare, quindi ce ne sono anche i dipendenti.